Ciao a tutti, allora il vlog di oggi non era in previsione. Infatti, come mi potete vedere, vabbè, non è che le altre volte fosse tutta sta che grande costruzione, però oggi pomeriggio mi rendevo conto che mi mancava qualcosa. Ho un po' di tempo libero, mi sono state fatte delle domande, ho fatto un acquisto, ho detto vabbè, facciamo un vlog estemporaneo così. Partiamo dal presupposto che quando sono andata a prendere le gemelle, è pomeriggio, sono quasi le 18, c'erano 28 gradi. Io ho questa maglia nera con la manica a tre quarti di maglina leggera, un pantalone nero, scarpe nere e trench nero. E vabbè, l'amore per il nero dà sempre buoni frutti e non ci posso fare niente. Ho preso la prima. Allora, io di solito il pantalone o è nero o blu, non ho altri colori di pantaloni, non credo. Quindi, insomma, sopra ho detto: ma mi sa che oggi fa un po' caldo per il maglioncino. Ero col pile stamattina. Vabbè, comunque, le gemelle sono Carla e Fracci, per chi se lo chiedesse, sono a Danza. Adesso ci sono 24 gradi e mezzo. Per fortuna, e ho fatto un giro per dovevo vedere delle cose per negozi, solo che a un certo punto non vedo l'ora di fare questi esami perché la gamba e la spalla mi stanno dando parecchi problemi, quindi almeno trovo una terapia adatta e cerco di risolvere. C'è un'afa bruttissima perché è uggioso, è chiuso, il cielo è molto nuvoloso. Ho steso fuori, stamattina c'era il sole. Ragazze, se qualcuno ha un consiglio me lo desse. Sulle lenzuola ho trovato un paio di quei ragnetti rossi odiosi. Allora, l'altra volta ci ho fatto così con la mano e pff, ce l'ho spiaccicati tutti sopra, quindi ho dovuto rilavare le lenzuola. Per fortuna il resto della biancheria l'avevo messo nell'asciugatrice perché le asciugamani come vengono nell'asciugatrice non ce n'è. E il caldo era troppo afoso per avrebbe seccato tutte le asciugamani. Come devo fare per questi ragnetti? Non posso usare l'asciugatrice anche ad agosto. Mio marito dice: vabbè, stendi al piano di sopra. Effettivamente ho un balcone abbastanza largo. Il problema sono due. Uno, io soffro di vertigini. Due, portare i pesi sopra, per tre rampe di scale, ora come ora non riesco. Quindi magari quando avrò risolto questo problema con la schiena, ci riuscirò. E questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa mi è stato chiesto, sorrido perché nella pagina dell'Amorositas oggi si parlava molto di quanto si stia parlando dei rossetti liquidi nella nabla. Facciamo un recap. La nabla ha mandato, anche a me è stato, allora, rispondo a domanda perché sotto un video mi è stato chiesto. Tu cosa ne pensi della nabla? Io avevo iniziato qualcosa a dirlo nel vlog dell'altro giorno, di ieri credo, poi mi sono persa e non ne ho parlato più. Cosa è successo? La nabla crea questa bellissima confezione con 14 nuovi rossetti liquidi che manda a tutti tranne che a me. Ma forse perché non ho proprio la faccia, diciamo, da beauty blogger, sapete com'è. Ma ci sono. No, aspettate, a me e a Clio. E qui si apre un'altra parentesi. Vabbè, comunque, packaging figherrimo, sono 14 nuance da 15 euro l'una, una cosa del genere. Quindi voglio dire, come omaggio aziendale, sono scontate, ho visto sul sito a 158 euro. È bello corposo. Cosa succede? Eleonora Manni, che è una youtuber, riceve questo pacco in collaborazione per recensirli e ne parla malissimo su di lei, lei ha cambiato il titolo, però usando una terminologia che oserei dire non appropriata. Quando recensisci un prodotto e qui la vena polemica c'è, forse le aziende hanno bisogno di dare un occhio ai canali prima di inviare i prodotti. Non puoi parlarne in termini di schifo, sembrano rossetti delle bancarelle cinesi, perché non ci fai una bella figura tu e
insomma, anche se la tua recensione, allora, tu puoi recensire un prodotto come meglio credi. Sei controtendenza perché ho sentito che la maggior parte delle beauty blogger cui è stato mandato sono piaciuti. Ho sentito delle recensioni positive fino ad adesso, quindi questa è la prima in controtendenza. Ci può stare. Tu puoi dire quello che vuoi su un prodotto su di te non ha la stessa resa di un prodotto su di me, però con un'altra terminologia, però con un altro modo di fare. Tu non puoi in questo modo insultare, diciamo, il lavoro degli altri parlando in questa maniera. Questo è un mio parere personale, perché c'è modo e modo di cassare i prodotti. Cioè dire mi fa schifo è proprio. Vabbè, comunque, alla fine della fiera che cosa succede? Che sempre secondo me, a seguito di queste parole, Mr. Daniel, che è il direttore artistico di Nabla, scrive un commento al vetriolo dicendole che lei non ne capisce, che questi rossetti liquidi sono frutto di anni di lavoro. Tra parentesi, Mr. Daniel, questo non presuppone che un prodotto esca alla perfezione, soprattutto su 14 rossetti, come diceva i sogni della Ele l'altro giorno. Cioè, tu, insomma, non hanno tutta la stessa texture perché sulla base dei colori cambiano. Secondo me lui ha fatto uno scivolone perché come direttore artistico doveva starsi zitto. Io credo che a lui sia saltata la mosca al naso quando ha sentito determinate espressioni, perché anche a me avrebbe dato fastidio. Ha risposto a questo Emanuele Castelli, makeup artist, anche egli, con dei commenti al vetriolo, se li trovate leggeteli, ma perché sono ha ribattuto punto per punto a quello che ha detto Mr. Daniel, non negando la sua poca simpatia per Mr. Daniel. Mentre Nabla ha messo, diciamo, tra virgolette, la pezza a colori, scrivendo a Eleonora, insomma, hai fatto bene a fare una recensione sulla base di quelle che sono le tue esperienze. Ok. E quindi questo volevo dire. Concordo con i sogni della Ele, con Eleonora che dice non puoi testare 14 tinte in 3 giorni. Cioè, ma l'ha detto anche Alida, non puoi testare 14 tinte in 3 giorni dicendo che fanno schifo. Cioè, puoi far vedere i colori, puoi mostrarli, puoi swatcharli, puoi iniziare a dire qualcosina. Ragazze, recensire i prodotti. Cioè, se lo fai per lavoro, perché quando poi ti mandano i prodotti, tra virgolette, al lavoro, perché sei lì, valuti il colore, la durata, la tenuta, il prezzo, valuti una serie di cose, uno standard tuo che hai, cioè o lo fai bene o non lo fai. E forse per questo che almeno non mandano un Kaiser. Vabbè, no, no, non è che non mandano un Kaiser, però insomma, ho pochissime collaborazioni. Ma il mio è un canale piccolo comunque, quindi non mi lamento più di tanto. Mi sono dilungata già abbastanza, era questo che mi era stato richiesto. Io penso questo, penso che Mr. Daniel si sia sentito piccato da determinati commenti poco edulcorati e lei abbia col linguaggio un pochettino ha lasciato il suo linguaggio andare a briglia sciolta, diciamo così. Shopping di oggi, io non devo andare in giro perché faccio danni, nel senso che mi ero ripromessa di non comprare niente, anche perché ho tanto da leggere. In molte mi state chiedendo video sui libri, non ne sto facendo perché sto avendo poco tempo per leggere. Sto però finendo Le solite sospette, che è il secondo libro che ho preso di John Niven. Se a qualcuno interessa, in Mondadori c'è la promozione sulle Einaudi di 2 libri a 15 euro e ho visto che a volte ritorno era tra i titoli in offerta. Ma anche alcuni della Feltrinelli erano in offerta dell'economica Feltrinelli, 2 libri, 9,90 euro. E ho preso, mi do un po' di luce con lo schermo altissimo YouTube.
Due libri a 9,90 e ho preso quello di Chiara Gamberale per 10 minuti perché mi ha sempre attratto e ricordate che la volta scorsa ero indecisa tra quale prendere, tra Le luci delle case degli altri e quello, quindi ho preso questo e mi è piaciuto l'incipit. Lei scrive in maniera abbastanza piacevole, quindi mi piace perché dice 10 minuti al giorno, tutti i giorni per un mese, 10 minuti per fare una cosa nuova mai fatta prima, 10 minuti fuori dai soliti schemi per smettere di avere paura e tornare a vivere. E mi ha colpito molto questa frase. Lei è piacevole, è un libretto non molto grande, quindi credo che non sono nemmeno 200 pagine, che insomma vorrò leggerlo presto. E poi ho preso questo di un autore. C'era qualcosa della Land, ma ce li avevo. C'erano i quaderni di Maya e l'amante giapponese. C'erano altre cose, ma ho preferito una storia be bella, diciamo, perché ce n'erano delle cose su delitti, ho detto no, non voglio leggere, co voglio leggere cose più leggere. Rachel Martos, I baci non sono mai troppi. Mi piace perché racconta di un'amicizia tra due bambine che si incontrano a 7 anni e che poi si separano a seguito di un litigio e che si rincontreranno quando saranno più grandi. Questo Rachel, che è una donna, ecco, ero convinta che fosse un uomo, tipo Raoul, non lo so perché lo associo, che ho il cervello che va tutto da un'altra parte. È una giornalista, scrittrice e soggettista ed è nata a Madrid. E quindi c'è proprio il sito, ibacinonsonomaitroppi.it. L'aveva pubblicato anche con Feltrinelli, alla fine andrà tutto bene e se non va bene non è ancora la fine, che è un titolo secondo me bellissimo. E quindi questa amicizia tra Lucia ed Eva mi piace molto. Non so cosa ci sia sotto, perché loro si rincontrano dopo tantissimi anni e Lucia non può immaginare che Eva sta per chiederle il favore più importante della sua esistenza. Quindi mi ha colpito questa frase, quindi ho detto va, vediamo com'è. Il resto era tutto morti ammazzati e no, c'erano delle cose che non. C'era il Gattopardo, ma ce l'ho. C'era l'altro della Gamberale che era adesso ed erano una storia d'amore. C'erano altre storie d'amore. C'era quella con la casa del tè. No, ho preferito questo su un'amicizia. Comunque, basta, ho ciarlato anche abbastanza. Io questo video lo caricherò così perché sapete, di solito io con l'editing ci do sotto, ma stavolta no. E quindi questo vlog estemporaneo verrà caricato immediatamente così. Io mi riposo un attimo, mi anticipo qualcosa per la cena e poi vado a prendere Carla e Fracci a Danza. Sto urlando, perché sto urlando? Non lo so, forse per farmi sentire dai vicini perché sono megalomane. Ecco, adesso mi viene voglia di un caffè. Io ieri ho messo una foto di un caffè che ho preso alle 6:30 di sera. Sì, erano le 6:30, credo. Gli ho detto, per una che soffre di insonnia, proprio una manna dal cielo. Invece poi, stranamente, si vede che ero talmente tanto stanca. Poi ieri anche avevo abbastanza dolori e mi sono addormentata. Certo, stamattina avevo sul balcone il piccione che tubava. Erano le 5 e 5. Ha tubato fino alle 6? Sì, 6. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Ciao!